Signor Rettore, cari amici, grazie. Quella di Michelle Jean è una storia bellissima. Ancora bambina, scappò insieme alla mamma da Haiti come immigrante. Da giovane studiò italiano all'università per stranieri. Michelle Jean, nel 2005, è diventata governatrice del Canada. La sua è una storia di successo, simile a quella di molti ex allievi che ogni anno varcano le porte di questa università, che proprio in questi giorni festeggia i primi 100 anni di vita, come ci racconta il rettore Valerio De Cesaris. Noi faremo un lungo centenario che parte ora. Indubbiamente l'università per stranieri ha un ruolo internazionale, quindi è stata, diciamo, la finestra che Perugia ha aperto sul mondo, ma è stata anche la porta attraverso cui il mondo è entrato a Perugia. Tra i suoi ex allievi più noti spiccano il regista Ferzan Özpetek, il leader dei conservatori inglesi Duncan Smith e il premio Nobel per l'economia James Buchanan. Abbiamo avuto studenti che hanno poi avuto successo in diversi campi della vita. Diciamo, il prestigio di questa istituzione è legato anche alla bellezza di questo territorio, sono molto attrattivi e quindi io sono convinto che riusciremo a far tornare tanti studenti stranieri qui. L'Italia è una potenza, a volte si dice una media potenza, non è mai stata una superpotenza, però nei campi della cultura è una superpotenza. È il cosiddetto soft power dell'Italia. Negli ultimi tempi, la Stranieri è stata al centro di una particolare attenzione mediatica. Noi abbiamo avuto una pubblicità negativa, se così posso dire, a seguito del caso Suarez, e in quell'occasione la vicenda ha fatto il giro del mondo. Adesso il problema è un po' diverso, nel senso che queste ultime notizie su un'inchiesta legata ad alcuni concorsi sono delle notizie che hanno un impatto molto locale. Si tratta di vicende singole, cui noi abbiamo fiducia che appunto si arriverà a un chiarimento.